Io ci tengo a commentare con lei questo comunicato stampa, devo prendere la sua opinione a caldo. Esiste l'abitudine da parte di molti bambini durante ogni soggiorno in spiaggia di catturare e trattenere attraverso l'utilizzo di retini e secchielli piccoli esseri viventi marini, quali granchi, stelle marine, patelle, pesci, meduse e molto altro. Molto spesso i genitori di questi bambini percepiscono benevolmente tale attività come un semplice e innocuo divertimento. Ho presentato una formale mozione da inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Lecce per impegnare il Sindaco e la Giunta a promuovere l'adozione di un provvedimento teso a vietare la cattura di questi piccoli abitanti del mare. Il comunicato stampa è stato diramato dal consigliere Andrea Guido, consigliere della città di Lecce. Come commenta questa richiesta, questa mozione? Sinceramente mi riservo di approfondire questo argomento, che non credo possa essere affidato a un'iniziativa di un sindaco che possa vietare attività che non so neanche dal punto di vista dell'impatto ambientale quali significativi danni procuri all'habitat marino. Diciamo, dichiaro la mia momentanea ignoranza, mi caricherò come abitudine di approfondire l'argomento e capire anche se questa richiesta può essere naturalmente oggetto di una specifica ordinanza sindacale. D'altra parte osservo che spesse volte non serve e non basta scrivere le ordinanze, ma poi bisogna anche essere consapevoli di doverne garantire il rispetto e l'osservanza. Non sono delle medaglie da prendere al petto le ordinanze, sono dei provvedimenti che poi devono significativamente correggere o controllare fenomeni che si vorrebbero appunto riportare alla normalità. Sarò attento nell'ascoltare le motivazioni che accompagneranno l'illustrazione della mozione.